Una violenta tromba d'aria proveniente dal mare si è improvvisamente abbattuta all'alba di questa mattina, intorno alle 6, su Marina di Ginosa, tagliando trasversalmente il paese. Tetti scoperchiati, alberi caduti e recinzioni abbattute sono il bilancio dell'ennesima calamità che ha colpito la località rivierasca, già messa alle corde dall'alluvione del 2011. La tromba d'aria ha raggiunto la costa ionica nella zona della Marinella. I segni del suo arrivo sono evidenti. Successivamente ha raggiunto alcune abitazioni di zona Tufarello. Qui si registrano i danni maggiori. Uno scenario da dopoguerra, quello che si presenta ai nostri occhi, con strade interrotte, alberi caduti e calcinacci ovunque. Danneggiate anche alcune auto parcheggiate, con tegole volate via dai tetti come foglie. Gli abitanti sono stati svegliati da un improvviso boato. Ma che è successo? La tromba d'aria. A che ora è passata? Alle 6:50. Ha sradicato gli alberi completamente. Qua non solo alberi, muretto. E che è arrivato proprio un ciclone, un uragano, diciamo, era fuori. In pochi minuti è salvato. Ero nel bagno a lavarmi, insomma, sì, ero a lavandini, da casa, dai, da puttangolo, dai. Sindaco, ma che è successo? E niente, abbiamo riscontrato questa tromba d'aria stamattina, è venuto intorno alle 5:45 così, e ovviamente abbiamo allertato il nostro sistema di protezione civile, ho avvisato anche la prefettura, grazie a Dio non ci sono danni a persone, purtroppo i danni ad abitazioni e al sistema, tutto sommato, quello elettrico, quello telefonico, ovviamente sì, ma ringraziando nuovamente Dio, non ci sono danni a persone fisiche, quindi questa è la cosa principale. Adesso stiamo verificando, so che questo mulinello, tromba d'aria, si è spostato verso nord, mi dicono che anche nella zona di Ginosa ci sono un po' di danni, quindi adesso stiamo verificando le situazioni, insomma. Le squadre erano in giro, a un certo punto alle 5:45 sono arrivate delle chiamate della Marinella da via Tufarello che una tromba d'aria aveva devastato la zona. Siamo venuti qui sul posto, abbiamo visto quello che è successo, anche questa ci mancava, aggiungiamo anche quest'altra cosa, come sempre ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo per la comunità di Ginosa e di Marina di Ginosa. Alberi spezzati, recinti caduti, tetti scoperchiati, l'allerta era arancione, non era neanche rossa. Era arancione, però siamo sotto la mano del cielo, avete visto voi stessi che cosa è successo, tante case scoperchiate, alberi caduti sulle macchine, recinzioni per terra, comunque noi ci diamo da fare, purtroppo non possiamo fare niente contro l'atmosfera. Lei abita in questa zona? Sì, proprio questa casa che vedete qui. Alle 6 c'è stato il putiferio? Alle 6:50 esattamente, ero sul lavabo, mi stavo lavando la faccia per alzarmi, quando ho sentito un forte rumore e volava tutto via dal rumore, ho capito questo. Poi il vicino di casa è uscito lamentandosi, chiedeva aiuto, Madonna Santa, ma non a me che è successo. E quando ho aperto la porta mi sono reso conto del disastro enorme che era successo. Tra l'altro era anche buio, è andata via la corrente. Sì, era buio, sì. Era buio. E questo purtroppo è quello che rimane del recinto. Questo è il cuore. Vai. Questo dovrebbe essere proprio il cuore dove ha preso l'alluvione, la tromba d'aria. Il forte vento ha provocato danni, seppur di minore entità, anche nel comune madre, a Ginosa, dove sono caduti diversi alberi. Segni visibili nella zona della Lombardo Radice.